Dopo la batosta in coppa con il City, il Napoli affronta in trasferta il Chievo. Colleghiamoci subito con Napoli per il pronostico di Francesco Molaro. Sì, Luca, dopo la batosta, che non chiamerei vera e propria batosta, anche perché il Napoli sì, nel risultato ha perso 4-2 in casa, però la partita per lunghi tratti ha detto altre cose, però dopo la sconfitta con il City che pregiudica assolutamente quello che è il cammino del Napoli in Champions League, gli azzurri devono reagire, dovranno farlo senza Fawzi Ghoulam, il giocatore algerino sarà fermo almeno 4-5 mesi, in bocca al lupo a lui, però bisogna reagire e bisogna assolutamente fare risultato a Verona contro un Chievo che sicuramente è una squadra diversa dalle altre, ma è battibile da questo Napoli. Francesco, quale potrebbe essere secondo te il risultato esatto di Chievo-Napoli? Non è facile sbilanciarsi su un risultato esatto proprio perché il Napoli deve da un lato reagire, ma tutti si augurano che non ci sia un contraccolpo proprio per la sconfitta, ma soprattutto per l'infortunio di Ghoulam. Napoli che dovrà fare di necessità virtù con Maggio e Isai che per ora saranno i titolari, con Mario Rui che dovrà recuperare, lo si aspetta dopo la sosta. Risultato esatto per me 2-1 per il Napoli.